Ciao a tutti ragazzi, sono Sestarzo Grosso e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sì, lo so, il video Di di oggi adesso vi potrebbe potrebbe sorprendere per la teoria strana che andrò e che voi risponderete se vi piace, sì, no, poi insomma lo vedete qua sotto nei commenti. Più strana che avete mai visto in Asbino Hotel, però devo ringraziare una persona, o per meglio dire una youtuber, perché sì, è femmina, che ha fatto delle teorie sulla serie di Arduino Tele che verrà quest'estate, non si sa quando, mannaggia il 31 di ieri. Vabbè. Sì, perché questa youtuber qua, di cui non mi ricordo il nome, quindi scusami se stai vedendo questo video e se non mi ricordo il tuo nome, però Aveva fatto una teoria interessante che andremo ad analizzare, che io andrò ad analizzare meglio in questo video. Quindi, però, prima che andrò ad analizzare questa teoria che anch'io alla fine mi sono fatto. ovve come proprio come questa ragazza che non mi Ricordo il suo nome da youtuber, quindi scusami. non mi ricordo nemmeno se era un nome da Youtuber, quindi fantasioso come Sesterzo Grosso, perché io nella vita reale non mi chiamo Sesterzo Grosso, mi chiamo Kevin, quindi potete ben immaginare. come sia la mia mente. Però prima di tutto lasciate ovviamente come sempre il classico like, iscrivetevi al canale, attivate sempre la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su video. E video, l'ho fregato. Pensavate che dicevo shorts, eh? Cazzo, l'ho detto. Vabbè. Quindi oggi andremo ad Devo analizzare. analizzare se Ask è davvero un overlord. Ma che cazzo? Infatti, Voi vi direte proprio, ma che cazzo? cazzo di teoria è se Ask è un overlord? Cioè, è ovvio che è un demone peccatore, sì, però però non può essere un overlord. E invece ci sono alcune cose Che anche a me mi che mi hanno hanno fatto. fatto dire, ok, questo qua sembra proprio essere un overlord forte quanto Alastor, se non ben più potente di Alastor, perché sì ragazzi, La mia teoria è proprio quella, ovvero che sia potente quasi quanto Alastor, quindi più di di Vox, beh. Servette e Valentino. Poi ovviamente toccherà vedere quanto sono forti, ovviamente anche Vox, Velvet e Valentino, le 3V, Però prima veniamo passiamo. a questo fatto qua in particolare, ovvero se Ask è un overlord. Allora, per prima cosa Ask, quando lo vediamo per la prima volta nel pilot di Azmin Hotel, innanzitutto non è ubriaco, è sobrio, quindi questa cosa qua è già un'ottima cosa. Però che c'entra, voi direte? C'entra perché uno magari da ubriaco se la potrebbe prendere con chiunque. Un esempio in particolare che Ask fa è Alastor, che non è un esempio, ma se la prende per davvero. Però se sei un demone peccatore e sei consapevole che quel demone peccatore non solo ha preso la tua anima perché ci hai fatto un patto assieme, ma anche che sia uno dei demoni più forti di tutto l'inferno, ovviamente io gli porterei rispetto, ovviamente. Ovviamente se Anche è più forte di me, però soffermiamoci. Sulla cosa che Ask gli risponde male e Alastor lo rispetta pure, però, e qui però, niente però, perché dico sempre però? Vabbè, questi però. Sì, Però però, dovevo dire, ma mannaggia alla Madò. Scusate, non voglio bestemmiare, però ho detto Madò, quindi Madò, non conosco nessuna Madò, però vabbè. Conosco solo solo la Madò. Madonna. Quindi, se Ask risponde così tanto male ad Alastor, che è consapevole che è uno dei demoni più forti dell'inferno e che ha preso pure la sua anima e quindi lo può richiamare quando vuole, ecco Consapevole qui. quindi che Alastor è più forte di lui, oppure potrebbe essere più forte di lui. Magari Ask era il demone più forte, ma visto che era pigro, non si è fatto proprio scazzi a fare niente. Cioè, perché sì, Ask mi domando perché ancora non si è finito nel girone della pigrizia piuttosto in quello Della della superbia, stupidità. ma Vabbè.
Quindi così Ask potrebbe essere benissimo un overlord pure lui, o al pari di Alastor, oppure superiore ad Alastor, però io penso sull'intermedio, penso. Cioè penso meno di Alastor, però sempre più forte di qualunque altro overlord. Poi soprattutto un'altra cosa che ci potrebbe far presupporre che è un overlord è che all'inizio del pilot, ovvero quando c'è tutta quella sequenza con la canzone di Charlie in sottofondo e ci venne mostrato l'inferno dell'universo di Asmodee e dell'Uva Boss per la prima volta, sullo sfondo possiamo vedere un casino che sembra avere da questa parte qua in poi, quindi fate finta che magari ci sia il cartello del bar, del locale, del casino davanti a voi, e la faccia è così, del gatto praticamente, sembra, e quella faccia del gatto sembra proprio essere sembra proprio essere Aske, perché è molto simile, ha pure un cappello a cilindro con la fascia qua rossa, quindi è molto simile. Tra l'altro solo gli Overlord possono aprire, da quel che ho capito, locali di questo genere, perché gli Overlord sono i più potenti, no? Cioè non i più potenti nell'inferno letteralmente, però si può dire che tra i demoni peccatori gli Overlord sono gli unici che si possono aprire un campo, un qualcosa che li rappresenti, come per Valentino, come il suo locale a luci rosse di Valentino, a cui lavorano Vox e Velvet proprio. Quindi non mi sorprenderebbe che Ask fosse là dentro quando è stato richiamato da Alastor, perché il locale mi sembrava proprio quello, quando è stato teletrasportato tutto il loca mezzo locale là dentro all'Azbinotel. Quindi secondo me questi qua sono i motivi per cui Ask è un overlord, e secondo me Ask non ha più la stessa potenza da overlord, proprio perché Alastor si è impossessato della sua anima e magari questo qua non gli ha più permesso di essere l'overlord che era una volta, ma ha messo di renderlo inferiore come overlord. Non so se avete capito, però vabbè. Chi ha capito capisca. Quindi questo, secondo me, era la mia teoria per cui Ask è effettivamente un overlord a tutti gli effetti. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi attendo con i prossimi video. Madonna. Madonna, quanta roba. ho da fare, perché ve l'ho già detto nel video precedente, nel video che è Uscito uscito prima, se l'avete visto, quello là su Blitz e Solas, se si amano oppure no. l'altro, in quel video là ho scordato una cosa, ovvero che Ovvero nel che nel terzo primo... episodio della prima stagione praticamente Stolas dice di avere una buona memoria, ma poi nel secondo episodio dice di non avere tutta questa gran memoria, quindi magari questo qua potrebbe essere un contro che Blitz non sente più niente per Blitz. Stolas non sente più niente per Blitz, scusatemi, mi sono detto il contrario prima, se avrò detto, perché certe volte nemmeno io mi sento. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!